Buongiorno a tutti, ecco qui, è con noi oggi Stefano Amato, autore di Taddeo in rivolta, un libro pubblicato da Marcos e Marcos, un libro molto interessante. Allora, i protagonisti sono una poliziotta che come secondo mestiere fa la madre, un avvocato che come secondo mestiere fa il padre e il figlio, e all'interno di questo gruppo di famiglia un po' divisa, peraltro, succedono delle cose e lui si trasforma da professore infelice in felice giustiziere. Sì, succede tutto in una notte buia e tempestosa, diremmo. Taddeo si trova al minimo storico per quanto riguarda la sua salute mentale, emotiva. Si trova in un bivio, deve decidere o lascia perdere perché la sua depressione, possiamo chiamarla così, è arrivata al massimo. Deve decidere o lasciarsi andare oppure reagire. Tutto quello che gli serve è uno scopo, sa che ha bisogno di uno scopo se vuole reagire. E questo scopo lo trova in quella notte. Decide che c'è un brutto soggetto che si aggira per la sua città e lui si assume il compito di eliminarlo, visto che le istituzioni, a quanto pare, istituzioni di cui fa parte anche sua madre, dopo tutto. Le istituzioni, a quanto pare, non riescono a debellare questa mina vagante. C'è una cosa da dire, in tutte le sue, questo suo percorso, diciamo, è eteroguidato da romanzi, da libri, da autori, Camus su tutti, e quindi il libro non è solo salvifico, può essere anche una guida negativa. Sì, mi interessava sovvertire un po' questo luogo comune, secondo cui un lettore forte è per forza di cose una brava persona. Probabilmente lo è il 99,9% dei casi, però c'è lo 0,1% che, insomma, invece la prende in un altro modo. Il suo slogan è diventato una frase che ha letto: credo che viviamo in un mondo assurdo, un mondo talmente assurdo che l'unico modo per viverci è comportarsi in maniera assurda. Lui prende la lezione un po' per il verso sbagliato. Beh, sì, lui prende spunto a questa illuminazione gli viene dalla lettura di Camus, di Albert Camus, che era fatto dell'assurdo, insomma, il suo centro. E noi veniamo a sapere presto nella storia che in realtà Taddeo l'interpreta un po' a modo suo, questi suoi filosofi che legge, tra cui appunto Camus. E Camus in realtà vedeva nell'assurdo qualcosa di salvifico per l'uomo. È famoso l'ultima frase, famosa l'ultima frase con cui chiude il mito di Sisifo, in cui dice: sì, dobbiamo immaginare Sisifo felice. E invece Taddeo interpreta questo concetto dell'assurdo a modo suo, quasi come fosse una giustificazione per lo stato in cui si trova e anche per quello che vorrebbe fare, non diciamo se lo fa o meno, ma quello che vorrebbe fare, che decide di fare dopo quella notte. Ecco, addirittura questo suo cambiamento determinato dalla lettura distorta dei libri lo porta a essere da un fallito, a essere un uomo sicuro di sé, a curarsi fisicamente, a diventare perfino attraente per le donne. Quindi il male che attira. Sì, anche qui ho scherzato un po' col fuoco, diciamo, perché mi interessava molto creare questa sorta di. Non è la prima volta, devo dire, anche in altri libri è successo, di creare questa sorta di vertigine nel lettore. Magari all'inizio è spinto a identificarsi con Taddeo, però più avanti va la storia, più ne prende le distanze, più rimane un po' spiazzato. E quello che diceva lei, dicevi tu, è insomma uno dei temi del romanzo, ovvero qual è il confine fra giusto e sbagliato? È lecito fare il male per sconfiggere un altro male apparentemente incurabile? E sì, Taddeo capisce presto che ha avuto una buona idea, solo perché piano piano esce da quel pantano emotivo in cui si trovava.
il cambiamento che avevo in mente per Taddeo era proprio questo. Tu metti sempre al centro i libri, la lettura, l'importanza di, della conoscenza. Si dice che ogni scrittore debba raccontare quello che conosce. Io conosco quello, conosco il posto in cui sono nato e abito, cioè la Sicilia. Riconosco che la maggior parte dei miei romanzi sono ambientati in Sicilia, a rischio di essere monotono. E un'altra cosa che conosco sono i libri. Da quando sono piccolo ho sempre avuto a che fare con i libri, da lettore, da autore. I libri li ho venduti, per 10 anni ho fatto il libraio, li ho tradotti, li ho promossi. Mi piace averli vicini, ho la casa piena di libri. E quindi quello della lettura e della conoscenza è uno dei temi che mi sta più a cuore, anche perché nonostante quanto venga fuori da Taddeo Rivolta, in realtà credo ancora nel potere salvifico dei libri. La filosofia giusta ce l'ha da Patti, la protagonista di Stupidistan, che non si arrende alle peripezie che le capitano, essendo richiusa anche in un manicomio. Sa che i libri rendono invincibili e possono darti la pazienza e il coraggio di rimediare ai disastri della stupidità. Siccome i libri sono un antidoto, si dice, alle malattie della vita, l'abbiamo appena detto, vorresti distillarci due pillole di questo antidoto sotto forma di titoli di due libri dei quali consigli la lettura? Sì, io consiglio, e non è la prima volta che lo consiglio, un romanzo di Mordecai Richler, pubblicato da Adelphi qualche anno fa. Lui è famoso soprattutto per la versione di Barney, però io consiglio un altro suo romanzo, secondo me superiore, si intitola Solomon Garsky è stato qui. Un romanzo che consiglio magari ai più giovani è Il giovane Holden, un classico, ormai penso, non so se ancora si studia a scuola, però ai miei tempi c'era qualche professore illuminato che lo dava come lettura a scuola. È un romanzo che ormai ha i suoi anni, però è sempre consigliatissimo. Taddeo in rivolta, Stefano Amato, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi.